Buonasera a tutti, benvenuti al webinar delle ore 18 di investire.biz. Come di consueto con noi c'è anche Enrico Lanati, benvenuto Enrico. Buonasera a tutti. Eccoci qua, mi dai conferma che vedi tutto quanto, si vede tutto, l'audio si sente, dovrebbe essere tutto ok. Io ti vedo e ti sento correttamente. Perfetto, allora benvenuti a tutti a questa sessione, appunto a questo webinar del lunedì delle ore 18, come di consueto. Siamo tantissimi oggi, davvero, nonostante non abbiamo spinto molto questo evento che oramai facciamo tutti i lunedì, davvero siamo tantissimi iscritti, quindi mi scuso già in anticipo con tutti quelli che non potranno, che non riusciranno ad entrare nella sessione e vedranno domani la registrazione, quindi mi scuso in anticipo. Allora Enrico, tra pochi giorni ci sarà, tra 3 giorni ci sarà il corso appunto in programma sulla teoria del tutto, come prevedere la borsa. Ecco qua, prevedere la borsa, la teoria del tutto. Siccome terrò io questo corso, oggi ho preparato una piccola chicca, diciamo, da far vedere ai nostri amici. Ecco qua. Proprio in virtù del fatto che questo è un corso al quale tengo molto, è un corso dove davvero vedremo tantissime cose interessanti. Nella fattispecie, se avete già visto il programma, avete visto che nel programma appunto si parla di frattali. Ed ecco qua, questo che chiaramente vedremo nel dettaglio durante il corso è il frattale sulla borsa italiana. Questo, vedendo questa immagine, appunto, che cos'è questo? Semplicemente dalla riga rossa in poi vedete appunto i minimi che coincidono, la parte alta, quindi questo grafico in alto che vediamo è la previsione per il futuro, la parte bassa sono i dati in tempo reale e come potete vedere, vedete che la borsa italiana segue sostanzialmente questo frattale ormai da diverso tempo, perché come vedete qui stiamo parlando di più di un anno di contrattazioni. Quindi vedete che uno dei motivi per cui noi eravamo davvero molto rialzisti da inizio anno è proprio questo. Abbiamo questa previsione che poi vedremo esattamente come funziona, come utilizzarla durante il corso e siamo solo all'inizio appunto di questo rialzo che il mercato italiano sta segnando. Chiaramente questa è una porzione della proiezione perché va anche oltre e lo vedremo appunto. Questa è una proiezione che arriva praticamente per i prossimi 6-9 mesi. Chiaramente il frattale va anche oltre, di conseguenza chi parteciperà al corso vedrà oltre a appunto le proiezioni per la settimana, la proiezione appunto per il trading, diciamo, di medio e breve termine, anche proprio queste proiezioni per avere un'idea di quello che succederà nel mondo proprio anche negli anni. Come ti sembra, Enrico? No, io ho visto che ci hai lavorato tanto nella giornata di oggi, ma anche la settimana scorsa, mentre appunto facevi le slide per il corso. Insomma, sono convinto che verrà un corso bellissimo, uno di quelli nei quali ho visto hai messo, hai profuso maggior impegno, insomma, perché visto che ti appassiona questo modello previsionale che stai adoperando. Quindi, insomma, e tra l'altro appunto abbiamo fatto anche dei test sul medio termine e sembra dare degli ottimi risultati, insomma, quindi un Bene. bel corso e vi esorto. Io ho parlato con Sara prima che iniziassimo il webinar, mi ha detto che appunto bene o male abbiamo aumentato il numero di iscrizioni, ma ci sono ancora 4-5 posti, non di più, e ancora in attesa di qualcuno che deve confermare. Quindi, insomma, a breve finiranno i posti disponibili. Quindi chi volesse può, diciamo, confermare il suo posto il prima possibile, perché poi i posti finiranno. Bene, bene, bene. Quindi io vi esorto appunto a iscrivervi qualora non l'abbiate ancora fatto. È possibile, come da un po' di tempo a questa parte, iscriversi pagando con carta di credito. Vi do direttamente il link così che possiate approfittarne. Come diceva Enrico, i posti non sono più tantissimi. Davvero un corso al quale ci tengo particolarmente e
insomma, iscrivetevi, vedremo davvero delle cose molto molto interessanti, vedremo anche le proiezioni per la settimana come avevamo visto nel webinar, non di lunedì scorso ma quello prima ancora, insomma davvero, e ho visto anche che in alcuni articoli su investire.biz addirittura c'era una delle persone che scrive degli articoli molto interessanti, dov'è che era l'articolo, era quello Mi rilasso, ecco qua, dove appunto evidentemente questa persona che è l'apprezzatissimo Mario parteciperà al corso, tant'è che dice non vedo l'ora di seguire il tuo corso su come prevedere le borse, insomma sono convinto che davvero ti darà Mario una spinta ulteriore questo corso, perché vedremo cose davvero molto molto interessanti. Io vi esorto, come poi dicevo oggi sempre in questi commenti, a investire sulla formazione, quindi se volete davvero fare un corso molto molto interessante che vi dà qualcosa in più rispetto a quello che sapete oggi, sicuramente questo è il corso che fa per voi. Bene, io direi Enrico di passare a vedere i mercati finanziari come di consueto e direi proprio di partire dall'Italia, visto che è un indice del quale abbiamo proprio parlato adesso in apertura. Infatti, come vediamo dal grafico, mettiamo un grafico giornaliero qui, anzi mettiamo un grafico a 15 minuti che dove si vede meglio. Qui abbiamo sicuramente un trend rialzista in corso, abbiamo da due giorni a questa parte una tendenza, diciamo, ribassista, che però a nostro avviso rimane comunque una tendenza secondaria prima di ricominciare il trend al rialzo. Confermi? Ma sì, guarda, oggi quello che ha tenuto un po' banco la settimana scorsa è stata la settimana della Fed. Questa settimana quello che tiene un po' banco è l'incontro Merkel-Tsipras, nel senso che tutti gli occhi sono un po' puntati su quello che succederà a livello europeo per l'euro, per la Grecia e per chi è creditore della Grecia. Anche l'Italia in parte è creditrice nei confronti della Grecia, però diciamo che oggi i mercati hanno avuto una fase di storno legata prevalentemente a questi fattori. Poi in realtà l'Italia è scesa un po' di meno perché ci sono diverse aziende che hanno fatto performance e stanno facendo performance importanti a causa appunto di fattori esogeni. Parlo ad esempio di Pirelli che è sotto offerta appunto di acquisto da parte dei cinesi, parlo di STM che ha fatto dei risultati atomici, ma più che altro perché fattura prevalentemente in dollari, quindi ovviamente quando cambia i dollari, insomma il dollaro vale 1,40, ti entrano un po' di euro, se invece ti entrano a 1,08 guadagni il 30% senza fare niente, insomma rispetto. Quindi insomma questi sono un po' dei fattori esogeni. Detto questo, Italia rialzisti assolutamente, quindi sono dell'idea di ogni piccolo ritracciamento di andare long. Noi abbiamo degli spread, abbiamo uno spread tra Italia e Spagna, lo manteniamo tranquillamente in portafoglio, siamo long Italia, short Spagna, in questo momento siamo leggermente in sofferenza, ma no 0,20 o 0,35. Esatto. Molto interessante vedere la situazione sugli spread perché appunto davvero negli ultimi giorni si sono create delle opportunità incredibili. Infatti vedete che l'IBEX, che è l'indice appunto spagnolo, è a 2,87% con una Germania che è a meno 2,40%, quindi davvero una differenza tra questi due indici davvero davvero ampia, guardate qui, e appunto si sono messi agli antipodi, proprio in posizioni opposte, è una cosa che davvero non succede molto spesso di vedere delle differenze così, quindi per chi ha un po' di forza assolutamente mantenere. Ci sono tante persone, Enrico, che non sono ancora al rialzo sull'indice italiano e chiedono ma cosa facciamo? Possiamo entrare adesso? Ma a mio avviso 23.081 punti più o meno questa area qui, sicuramente interessante, quindi sicuramente un ingresso al rialzo da questi livelli non è sbagliato, anche perché come abbiamo visto nella proiezione che vi facevo vedere prima,
che vedremo poi meglio durante il corso proprio del giorno 26. Insomma, qui di spazio verso l'alto ce n'è, quindi ce n'è davvero tanto, insomma, di strada da Sì. Ecco, fare gli indici ne hanno. giusto se posso dare un consiglio ai nostri amici, visto che appunto ci seguono da tanto e sono così in tanti a seguirci, magari appunto attenderei l'apertura di domani giusto per risparmiare appunto qualcosa a livello di spread di negoziazione. Quindi domani alle 9 tranquillamente diciamo, potrete mettermi al rialzo e risparmiereste comunque lo spread di negoziazione che dopo le Certo. 17.40 è più ampio. Se posso dire una cosa sugli spread, noi abbiamo due spread, visto che hai fatto vedere Certo. questo grafico interessante. Noi siamo short di Spagna, sia contro Germania, l'abbiamo dato se non ricordo male venerdì, o no, scusate, stamattina, e invece Stamattina l'altro giorno, è con esatto. l'Italia, Spagna-Italia che siamo short, cioè siamo in posizione da A venerdì. venerdì. Qua, Esatto, questa. quindi abbiamo due spread, Spagna-Italia che è meno rischioso e Spagna-Germania che abbiamo dato questa mattina dove è molto più largo, come vedete, il gap. Quindi insomma sono due ottimi spread, di fatto siamo a rialzo su Germania e su Italia e short di Spagna. Quindi un'ottima posizione che secondo me si è già anche in parte da sola, quindi è molto interessante. Siamo long su due indici diversi, siamo short su quello che ha fatto meglio più degli altri, insomma, Ecco, ma quindi come mai la Germania sta scendendo? Arrivano tante domande dai partecipanti al webinar che dice: ma la situazione greca sta influendo, quindi la Germania non sta avendo una performance peggiore rispetto agli altri indici europei, sicuramente per le questioni elleniche, ma verrà salvata o no? Quanti soldi servono per salvare la Grecia? allora, considerate che la situazione greca è, posso usare un termine un po' forte, imbarazzante, nel senso che solo la Germania ha crediti per oltre 200 miliardi di euro e il PIL della Grecia non ci arriva a 200 miliardi, non di fatturato del paese, proprio il PIL in totale. Quindi Certo. la situazione secondo me è irrecuperabile. Il problema è che non è che dici hanno debiti i greci solo con i tedeschi. Eh no, ci sono i tedeschi, ci sono i francesi, gli italiani per 40 e rotti miliardi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi di fatto la situazione secondo me è molto peggio di quello che sembra, no? Quindi io sono un po' preoccupato con riferimento a questa cosa, perché il rischio di un default della Grecia, così come un'uscita della Grecia da parte dell'area euro, secondo me oggi non è più così escluso o escludibile. Il problema è che la Germania a quel punto si troverebbe ad avere diciamo, molti dei suoi finanziamenti svalutati, quindi c'è un po' questo trade-off sul quale Tsipras può un po' diciamo tirare un po' la corda, però secondo me usciranno delle belle tensioni. Il problema è che se la Grecia dovesse uscire dall'euro avremmo un caso che farebbe, tra virgolette, scuola, nel senso che è la prima volta che vedremo una situazione di questo tipo, cioè che un paese, generalmente i paesi entrano nell'area euro, questo sarebbe il primo caso di un paese che esce dall'area euro e questo potrebbe essere veramente problematico. Io onestamente oggi ho guardato nello specifico un po' di cose relative alla Grecia, infatti vedete che ho fatto anche un articolo e mi sono convinto che la situazione è molto peggio di quello che sembra, quindi in realtà è normale che si siano visti e la Germania perde tanto anche per questa ragione, insomma, l'indice tedesco, perché sono Qui, due spesso. esatto, quindi teniamo d'occhio perché comunque insomma potrebbe essere drammatico anche per la Germania, insomma ne pagheremo subito tutte le conseguenze. Vediamo, vediamo, stiamo a vedere. Da segnalare oggi Enrico l'inizio di una nuova rubrica, che è questa che vedete qui, appunto sui titoli italiani, sulla Borsa di Milano. Quindi trading sulle azioni. I primi acquisti di oggi sono stati molto interessanti, in particolare Banca Popolare di Sondrio, che come vi posso far vedere dal grafico,
Banca Popolare di Sondrio, proprio oggi ha avuto un bel rialzo, un rialzo interessante perché ha chiuso con oltre l'1% di guadagno, quindi molto molto interessante. È una rubrica che in tanti attendevano proprio perché le azioni italiane al rialzo, quindi solo operazioni long, interessano sempre davvero tantissime persone. Spero che ne approfittiate appunto di questi segnali. Come funzionano i segnali? Semplicissimo, perché una volta appunto entrati si mette uno stop loss in macchina all'1,5%, un target al 5% e non si fa più niente. Si lasciano le operazioni correre sperando, o meglio, sì, dai, diciamo sperando che vadano a target piuttosto che a stop. Quindi chiaramente c'è dietro uno studio di analisi tecnica, uno studio appunto previsionale. Cerchiamo di dare solamente segnali operativi positivi. È molto interessante perché Enrico, con la piattaforma DG, per esempio, ecco qui faccio un esempio, Banca Popolare, di Sondrio, ecco qua. Qualora voi foste interessati a ecco, adesso chiaramente il mercato è chiuso, però se voi voleste fare un'operazione a rialzo, potete farla anche in leva. Cosa significa? Che per esempio, se voi voleste comprare 100 titoli, vi servirebbe allora, ecco qua. Vediamo, e adesso purtroppo non ci dà la richiesta di margine perché è chiaramente il mercato è fermo, però farò un video dedicato, chiaramente è possibile utilizzare la leva finanziaria, queste sono operazioni di medio termine, di breve medio termine, per cui insomma davvero c'è la possibilità di usare la leva e amplificare di conseguenza i risultati. Quindi davvero una rubrica molto molto interessante che sono sicuro ci darà molte soddisfazioni. A proposito di titoli, Enrico, c'è qualcuno che ci chiede qualcosa riguardo a Pirelli, che in questi giorni sembra che appunto sia comprata da parte di capitale cinese, e c'è Pier Giorgio che ci chiede: con questa OPA conviene stare alla larga o si può comprare Pirelli? Guarda, adesso le indiscrezioni di oggi è che, cioè le indiscrezioni insomma di questi giorni sono relative al fatto che potrebbe esserci una controfferta, cioè al rialzo, quindi molti investitori sono messi al rialzo perché ritengono che molti titoli non saranno venduti, ci sarà un'ulteriore offerta. Questo era già successo ai tempi quando Marchionne stava facendo il diritto di recesso con i vecchi soci della Fiat. Io sono convinto, insomma, che potrebbe avere ancora uno spunto al rialzo. In fase post-acquisto invece poi i titoli crollerebbero. Quindi qui c'è un rischio. C'è un rischio che potreste fare un 2-3% facile, no? Però potreste fare anche un meno 10 nel momento in cui dovessero cambiare gli equilibri. Quindi in realtà fatelo, lavorate pure su Pirelli, ma occhio che è salita tanto, c'è un'OPA diciamo, che muove in maniera molto forte il titolo, quindi insomma fate molta attenzione quando lavorate su questo titolo che sarà soggetto ad altissima volatilità e ogni dichiarazione, Marco Tronchetti Provera ha preso l'aereo, oddio dove è andato, in Cina, ha parlato con questo, ha parlato con quella, quindi in realtà ogni singola notizia, cosa viene presa dal mercato in maniera esagerata e quindi questo amplifica le performance nel bene e nel male, quindi se volete operare fatelo, ma fatelo con size ridotte e tenendo presente che in questo momento è un titolo molto più rischioso. Bene, bene, bene. Intanto stavo facendo passare un po' i dati fondamentali. A me Pirelli è un'azienda che non mi ha mai entusiasmato, perché come vedete ha un utile molto altalenante e dei fatturati abbastanza, insomma, non mi è mai piaciuto. Insomma, è un business che non ho mai evidentemente capito a fondo. Il mercato per adesso sta premiando il titolo, però tenete presente, adesso andiamo a vedere anche un grafico di lungo periodo,
Insomma, guardate qui, nel 2001 era a 39, oggi è a 15, dopo essere passato anche per 1,88. Non lo so, sinceramente entrare adesso in questo titolo non ha molto senso. Sicuramente entrarci nel 2009 era una bella scommessa, però insomma io eviterei. Ci sono tanti altri titoli in Italia che davvero analizzeremo e terremo d'occhio nei prossimi giorni. Se ci sarà uno storno e i prezzi arriveranno su Pirelli a dei livelli interessanti, probabilmente entrerà nella nostra watch list, ma assolutamente su titoli come Pirelli, dove vedete che c'è un dividendo, ma è assolutamente ballerino e insomma influenzato sicuramente da giochi anche politici che oggettivamente per noi sono impossibili da capire, farei del trading, ma appunto con stop loss e target in macchina. Non mi addentrerei in situazioni più complicate che evidentemente poi sono di difficile gestione. Bene, Enrico, andiamo a vedere qualcos'altro. Questo, vabbè, niente, Banca Popolare che come vedete oggi ha avuto un bel rialzo verso l'alto, come tutto il settore bancario del resto, soprattutto le popolari dove c'è in corso una riforma importante che vede appunto la possibilità alle popolari di aprire a anche capitali esterni, anche capitali esteri, insomma, davvero molto interessante. Andiamo a vedere sul Forex un aggiornamento su euro-dollaro che rompe al rialzo l'area di 1,09, quindi un bel rialzo, un bel pullback verso l'alto dopo appunto i minimi in area 1,05. A che punto siamo qui? Perché a livello tecnico, Enrico, la media mobile è ancora bella al ribasso senza nessuna intenzione di svoltare, eh? Se dovesse tornare a 1,10, secondo me è un ottimo punto dove mettersi di nuovo al ribasso. Sì, assolutamente. Noi in realtà avevamo un ordine a 1,10 in vendita. Poi durante il trading live di venerdì scorso, quello che abbiamo fatto appunto venerdì 20, abbiamo deciso di spostarci. Sembrava veramente distante, no, quel livello dopo la Yellen, perché poi i prezzi avevano ricominciato a scendere. Quindi abbiamo spostato il nostro livello di ingresso a 1,08,90, che è quella linea Esatto. blu che vedi Qua. lì. Al momento siamo in perdita di 20 pip, 30 pip, una roba così, e quindi siamo rientrati. Noi c'è da dire che ci eravamo alleggeriti parecchio su euro-dollaro, quindi tutto sommato io sono contento di aver forzato, di aver rafforzato sulla nostra posizione di euro-dollaro, perché eravamo un po' scarichi. Se ti ricordi, Esatto. eravamo più esposti su euro-yen, eccetera, eccetera, però su euro-dollaro eravamo un po' scarichi. Quindi tutto sommato 1,08,90, 1,09 è un ottimo livello secondo me per ricominciare a mettersi short. Ovvio, se tornasse a 1,10, 1,11, che però non è tanto distante da dove siamo adesso, Certo. perché comunque ha fatto 5-6 figure dai minimi, da 1,05 più o meno, che sono i minimi che abbiamo visto precedentemente, insomma, Sì, anche sotto le sono 200. poi che 500 pips, non è che si è mosso tantissimo. Comunque, anche in questo caso, se guardiamo e ci atteniamo a quello che è lo studio del grafico, vediamo appunto che questo altro non è che un rimbalzo, all'interno di un trend ribassista. Chi ha seguito i nostri corsi sa benissimo che sia sul grafico giornaliero a 4 ore, mensile a 5 minuti, eccetera, questo non può assolutamente essere una svolta, un cambiamento di trend importante. Non ci sono assolutamente i presupposti, non c'è stata una fase di accumulazione, quindi noi rimaniamo della nostra idea con un euro-dollaro che dovrà raggiungere come minimo la parità. Quindi è molto più probabile che da qui succeda questo, piuttosto che da qui succeda qualcosa di diverso. Almeno questo è quello che se ne evince dallo studio anche, dei Certo. grafici.
Infatti ogni volta che l'euro mostra forza, noi dobbiamo vendere la forza dell'euro, vendere euro sulla forza e poi ricomprarlo sulla debolezza. Quindi assolutamente un bel trade, sono contento di essere entrato in posizione proprio perché eravamo appunto leggeri, sono convinto che faremo un ottimo risultato con quella Siamo in forza. buona compagnia, Enrico, perché questo è esattamente anche il parere di UBS, che sui cambi è un player molto molto forte, in quanto è anche fornitore di liquidità per tantissimi broker. Quindi, riassunto in italiano, il parere di UBS è rimaniamo positivi sul dollaro, ogni salita del cambio euro-dollaro è un'occasione per comprare dollari, appunto. Quindi mettersi short su euro-USD significa di fatto comprare dollari. Ok? La forza del dollaro, secondo noi, non è ancora terminata. Tenete presente che tutto questo, correggimi se sbaglio, Enrico, tutta questa forza del dollaro sta creando per chi ha in mano dollari, quindi tendenzialmente gli americani, delle fortissime opportunità, perché con una valuta così forte la loro voglia di acquisire, di comprare società in euro, quindi società europee, aumenterà davvero tantissimo. Ecco, quindi il fatto che per esempio Pirelli sia stata acquisita da una società cinese probabilmente anche dovuta al fatto che il cambio euro-dollaro sia molto molto basso e di conseguenza sia molto conveniente. Sì, tra l'altro i cinesi sono pieni anche di dollari, né Esatto. euro, quindi in realtà non c'è problema per i cinesi, diciamo, di acquistare. Quindi probabilmente avranno venduto un po' di dollari, avranno comprato euro e con quegli euro stanno venendo a fare shopping, insomma, quindi in Europa e fanno bene, secondo me. Quindi tutto sommato l'Equity Europa avrà un ottimo risultato nel medio Esatto, termine. esatto, esatto, esatto. Bene, 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 benissimo. Andiamo a vedere, Enrico, le materie prime perché davvero abbiamo una situazione davvero interessante sul petrolio. Ecco qua, abbiamo un light crude che è stabile sotto i 50 dollari al barile. Qui però un qualche figura di accumulazione si comincia a vedere. Nei giorni scorsi, il 18, il 20 e poi anche oggi il 23 sono evidentemente entrati dei grossi acquisti, perché guardate qui, mi raccomando, osservate sempre con attenzione i grafici. Queste candele significa che appunto vedono l'ingresso di qualcuno di molto pesante. Guardate come sono grandi queste candele verdi rispetto alle settimane precedenti. E a questo punto, a livello tecnico, Enrico, potremmo vedere degli scossoni ancora, perché se si guarda il grafico un po' anche indietro nel tempo, quindi magari un grafico giornaliero, vediamo che effettivamente non c'è stato ancora un segno, diciamo, di uno shakeout finale, però a questi prezzi sicuramente sono tantissimi i grossi player, i grossi giocatori nel campo appunto dell'industria che stanno facendo scorte e si stanno caricando proprio di petrolio a basso costo. È una situazione che sta rendendo, insomma, difficoltosa anche la vita in tanti stati. Oggi sentivo alla BBC che il Venezuela sta contingentando i beni alimentari, insomma, i beni proprio di primo ordine, quindi il pane, il riso, insomma, questi beni proprio basilari, insomma, una situazione, quella del petrolio a questi livelli, che sta davvero creando dei problemi. Come mai, Enrico? Cosa sta succedendo? Come mai il prezzo del petrolio è così basso? Sì, detto questo appunto ti
ti dico che tanti paesi importanti, anche le ultime dati sulle scorte del petrolio negli Stati Uniti, hanno evidenziato un incremento delle scorte proprio da parte degli Stati Uniti, anche da parte loro. Quindi, insomma, io sono convinto che i grossi stiano incominciando ad accumulare sulla paura, nel senso che abbiamo visto un minimo, abbiamo visto un secondo minimo, tanti stati hanno necessità di vedere il prezzo del petrolio a livelli più alti, quindi io sono dell'idea che chi si mette long con un orizzonte temporale da questi livelli e ha intenzione di mantenerlo magari per diverso tempo sicuramente non sbaglia. Ho letto di alcuni articoli che vedono il petrolio sotto i $40, in realtà con un target a 35. A me sembra oggettivamente esagerato, secondo me i livelli di 44-45 che abbiamo visto sono degli ottimi livelli di supporto, e quindi da qui secondo me chi va long lo fa con ottimi rapporti rischio rendimento. Guarda Enrico, se ti ricordi quando il petrolio era in alto, andiamo a vedere il grafico, per esempio un bel settimanale, quando era qui sfiorando il livello di $150 al barile, c'erano persone che lo vedevano a 200, a 250, quindi non c'è mai limite alla follia. Secondo me siamo arrivati veramente in basso, 35 mi sembra davvero troppo poco, insomma a questi livelli si fanno dei buoni affari, ecco. Poi è chiaro, se domani il petrolio diventasse una materia prima obsoleta, allora è chiaro, potrebbe andare anche a zero. Secondo me per i prossimi 20 anni quella legata al petrolio sarà ancora un'economia che ha senso di esistere. Il prezzo così basso è imposto di fatto dai paesi dell'OPEC o comunque dall'OPEC, e ci sono teorie che dicono appunto che questo prezzo è così basso in quanto i produttori arabi vogliono buttare fuori dal mercato tutti i produttori americani di shale gas, quindi di shale gas e shale oil. Tu cosa ne pensi, Enrico? Sono d'accordo con questa cosa, cioè nel momento in cui c'è una fonte di energia, diciamo, alternativa, è normale che chi ha un suo orticello tende a difenderlo. Ci sono delle barriere all'ingresso molto alte nel mercato petrolifero e dell'energia in generale, e quindi in realtà tutte le aziende petrolifere cercano di mantenere, di spingere fuori dal mercato gli altri player. Non ce la faranno, secondo me, nel breve termine, cioè nel senso non ce la faranno nel lungo termine, nel senso che prima o poi altre tecnologie arriveranno, ci saranno sempre più energie verdi e quant'altro, però il petrolio continuerà ad essere utilizzato per quanto riguarda le materie plastiche, per quanto riguarda tutta una serie di altre cose, quindi sicuramente il petrolio continuerà ad essere utilizzato e non è che sparirà nel... Vediamo, stiamo a vedere, perché comunque nel lungo termine sicuramente una tecnologia è una materia prima che andrà scemando, tant'è che gli stessi paesi che producono si stanno avviando ad un cambio generazionale. Infatti, se ci pensi, tutti i paesi arabi investono in altri business sostanzialmente, sono alla costante ricerca, questi emiri, questi sceicchi e compagnia cantando, di nuovi business, si comprano le compagnie aeree, insomma stanno diversificando parecchio. Se pensassero che il petrolio sia una fonte inesauribile e continuasse ad essere usato per sempre, probabilmente non diversificherebbero. Per i prossimi 20 anni, però, insomma, diciamo che per il ciclo utile dei nostri investimenti possiamo stare tranquilli, ecco. Ecco, diciamo che se volete fare un investimento invece secondo me a rischio più basso, c'è comunque la possibilità di fare lo spread tra il Brent e il Light Crude, che è tornato a circa $9 di differenza, quindi comunque una differenza importante, da 46 a 55 sono $9. Qui secondo me si può tranquillamente rientrare in posizione. Se non avete posizioni aperte lo potete fare senza particolari problemi. Se invece siete
insomma, se avete già una posizione potete, a mio avviso, anche incrementarla perché sono ottimi livelli sui quali entrare. Insomma, il massimo è stato sui 12-13 dollari, insomma, siamo a 9, è veramente un ottimo dato. C'è qualcosa appunto su investire.biz, alcuni articoli legati sia a questo spread sia appunto ai vari, diciamo, ai vari, diciamo, su come viene gestito questo spread. Datevi a vedere su investire.biz, troverete veramente tanto materiale. Questo è un ottimo trade, secondo Esatto, abbiamo fatto diversi articoli proprio tra l'altro su investire.biz, c'è la sezione proprio spread trading, quindi è anche facile trovare, mamma mia che brutta la Yellen, è anche facile trovare gli articoli. Paolo chiede, si ha un'idea dei costi di estrazione del petrolio in Russia? Io non ne ho idea, dico la verità. Tu Enrico, hai letto qualcosa al riguardo? No, cioè nel senso sì, ma sono più alti rispetto ovviamente a quelli dell'OPEC, quindi in realtà i russi non possono permettersi un petrolio così basso per tanto tempo, perché ovviamente più tu hai un prezzo di estrazione basso, più i tuoi margini si restringono. E appunto, quindi insomma, non arrivano ai 60 dollari per barile, però diciamo sono appena sotto, quindi Ecco, comunque sono. Andrea ci segnala proprio 60 dollari al barile, che Enrico ti segnalo che è il prezzo di estrazione anche del petrolio in Venezuela. Quindi appunto il Venezuela sta davvero soffrendo tanto. Addirittura c'è Maduro che dice Dio farà di nuovo salire il petrolio, insomma, farnetica anche un po'. Comunque diciamo siamo in quell'ordine di grandezza, appunto tra 58 e 60, insomma in quell'ordine di grandezza lì, che è molto distante dai prezzi che abbiamo visto ora, e quindi anche per la Russia non è un ottimo segnale, insomma, questo che vediamo sul light crude, cioè un petrolio americano così conveniente, diciamo, da acquistare. Detto questo, staremo a vedere, insomma, quali saranno le scelte, insomma, che decideranno di fare i vari paesi, insomma. Bene, 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 stiamo a vedere. È interessante, potrebbe essere, cosa ne pensi Enrico, di un ingresso per esempio su un titolo come Eni in questo momento, che guardando il grafico comunque giornaliero è basso, sì, ma non così tanto, è stato anche più basso. A questi prezzi, tra l'altro, vedevamo la settimana scorsa, se non sbaglio, proprio che rende oltre il 6%, cosa ne pensi? È comunque un titolo che andiamo a vedere, per esempio, sul nostro Yahoo Finance, che ci dà davvero tante informazioni. Andiamo a vedere un Guarda. po' la storia dei dividendi qua. Ecco qua, Eni. Mentre ti si carica, ti dico quello che ho detto la settimana, questo weekend sono stato a trovare la mia nonna e lei mi ha fatto delle domande proprio con riferimento a degli investimenti che voleva fare, no? E io le ho detto: "Guarda, nonna, secondo me i bond non rendono veramente un tubo, e quindi dovresti andare un pochettino sul mercato dell'equity, e secondo me l'energetico legato vicino al petrolio è un tipo di investimento veramente interessante." Lei mi ha detto: "Benissimo, belle parole, però dimmi che cos'è che devo fare." E io gli ho detto: "Guarda, nonna, dipende dalla tua propensione al rischio, però ci sono due titoli sul mercato energetico e petrolifero che possono essere interessanti. Uno è Saipem, l'altro è Eni." Ora, Eni è sicuramente più stabile e meno rischioso, Saipem invece è un po' più volatile, un po' più rischioso. Fai tu 70% Eni, 30% Saipem, o a seconda del rischio che ti vuoi prendere, più Saipem e meno Eni. Quindi alla fine ne abbiamo parlato, e secondo me, per chi vuole entrare, facciamo un esempio, con 10.000 euro sul mercato azionario, sui petroliferi, secondo me dovrebbe entrare con 3.000 euro di Saipem e 7.000 euro di Eni, quindi Ho 70% sul capito. titolo meno,
diciamo, più Ah, stabile ecco del perché, 30%. guarda, comunque Eni paga dividendo regolarmente, adesso probabilmente con i prezzi così bassi del petrolio calerà un pochettino il dividendo, però insomma comprare Eni oggi, sapendo che tantissimi nel mondo, grazie al fatto che il dollaro è molto forte, stanno guardando all'Europa. Eni comunque è una delle società più grosse in Europa, tant'è che lo vediamo qui, capitalizza 50 miliardi di euro. Quindi, insomma, secondo me non siamo gli unici ad accorgerci che è molto bassa, eh? Tant'è che poi, come vedete, insomma, da queste Saipem, scusate se torniamo su Eni, ecco qua. Vedete che da un minimo di in area 13, 13,50. Ecco, tra l'altro, chi ha fatto i nostri corsi lo riconoscerà, questo è un ottimo punto di svolta. Perché vedete, parte a dicembre, a gennaio, e ci mette un mese a svoltare. Qui sembra proprio che ci sia una svolta di lungo termine su un grafico giornaliero di questo tipo. Andiamo a vedere un grafico settimanale e anche qua vediamo proprio che c'è stata proprio una forte spinta verso l'alto. Io sono d'accordo con te, se gli hai fatto comprare queste azioni alla tua nonnina, vuol dire che l'hai fatto per te Sì, perché gliel'ho poi fatta comprare. le erediterai te, quindi hai fatto tutto per avere in eredità le Eni. Bravo Enrico. Le Eni Non dici niente, vuol dire che è vero. e No, E povero. povero. E quindi, niente, appunto, le Eni e le Saipem, appunto, come cosa? Ecco, nel piano industriale di Eni, che è stato presentato qualche tempo fa, 10-15 giorni fa, appunto, loro fanno delle stime, fanno delle congetture sul petrolio a 61 dollari, 62 dollari, quindi anche loro comunque lo vedono al rialzo, ovvio, perché sennò sarebbe venuto fuori un piano industriale disastroso ed era difficile giustificarlo agli analisti, però comunque poi il titolo è salito, quindi in realtà anche gli analisti sono concordi col pensare di vedere un petrolio intorno ai 60 dollari. Bene, 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 staremo a vedere. Comunque un ottimo investimento questo, ne abbiamo visti diversi, ma questo è davvero un ottimo investimento. Allora, andiamo a vedere il gold che qua Enrico, io ho promesso che avrei fatto la mia arringa oggi, quindi adesso mi devi ascoltare. Perché secondo me, come facevo vedere su sito investire.biz nella sezione appunto materie prime che adesso andiamo a vedere un attimo solo, ecco qua nella sezione materie prime, ecco, io avevo fatto proprio un articolo, il ribasso dell'oro è finito e avevo messo questa immagine dove si vede appunto un grafico di lunghissimo termine sull'oro con appunto una proiezione, una previsione al ribasso di almeno 1000 dollari l'oncia. Chiaramente queste sono candele mensili, quindi in questo momento cioè, sono all'interno di queste candele ci sono ben 4 candele settimanali, quindi è normale che poi nel breve l'oro si muova in direzioni anche diverse. Però io ti dico che secondo me a 1200, dove siamo abbastanza vicini adesso, si potrebbe rimettersi al ribasso e tenere per il medio termine una posizione ribassista. Io vorrei mettermi al ribasso al raggiungimento di 1200, perché sono convinto, guardando il grafico, che secondo me ci sta scappando qualcosa, perché ci aspettavamo a inizio 2014 che partisse verso l'alto, non è successo. Ci aspettavamo che inizio 2005 partisse verso l'alto, non è successo. Secondo me qui viene giù tutto e si arriva almeno a 1000 dollari l'oncia. Cosa ne pensi? Ma tu sai come la penso io sull'oro, cioè nel senso che comunque mi piace pensare a un oro che si apprezza nel medio-lungo termine. Se tu vedi abbiamo fatto un ottimo trade, siamo entrati durante lo scorso, 2 trading live fa, Sì. siamo entrati a 1157, vedi che Esatto, c'è quello qua. con l'oro.
ed è andato su parecchio quella posizione. Abbiamo messo uno stop in pari, secondo me lo possiamo alzare tranquillamente a 1170, okay. In modo tale che è come alleggerire, insomma, mettersi al ribasso, insomma, chiudere una posizione. Quindi quello è un ottimo. Questo sicuramente, però guarda, io ti invito a essere più open mind e metterti nell'ottica che noi non sappiamo un tubo dell'oro, perché quello che io ho notato è che solamente nel 2008-2009 i prezzi erano molto bassi, cioè quello che mi dico io è cosa è cambiato dal 2008 a oggi affinché i prezzi possano essere così più alti, quando poi tutto mi sta dicendo che il prezzo scende, cioè ora se avete, come dicevamo poi settimana scorsa, dei risparmi e li volete mettere in oro fisico comprandovi il lingottino, va benissimo, a questi prezzi va benissimo, ma secondo me noi in questo caso dobbiamo concentrarci un po' di più sul trading. E qui che cosa abbiamo? Abbiamo una media mobile a 200 che va verso il basso, un trend sicuramente ribassista e un momento questo in cui c'è un trend ribassista e un rimbalzo verso l'alto. 1200 è un'area fortissima dove sicuramente i prezzi un po' si fermeranno, secondo me da questo livello uno short è da fare per vedere dei nuovi minimi. Questo è quello che... Ti dico, guarda, per quanto mi riguarda, noi il target poi di quell'operazione che abbiamo aperto, quella 1157 a 1200, lo possiamo tranquillamente mettere, tanto poi abbiamo un'altra posizione, quindi se sale, esatto, bene, se non sale ce lo chiudiamo. Insomma. Allora, dai, cosa. Mettiamo una posizione pending a 1200. Aspetta, qual è la quantità? Esatto, scusa. No, ero perché non ero sull'ordine di apertura. 1200, anzi 1199, quantità 1, ok, limite, benissimo, via, la facciamo, così rimane pending e vediamo che cosa succede. Quindi abbiamo messo un ordine al ribasso, a me piacciono tantissimo gli ordini pendenti perché sono un ottimo modo di far lavorare i soldi al posto nostro. Quando arriverà qui, entreremo al ribasso e secondo me, Enrico, vedremo poi andare i prezzi a 1100, ma velocemente. E poi gestiremo la posizione. Vediamo un pochettino. Certo, sono d'accordo che rimarrà comunque in quel range prima di partire nuovamente. Quindi insomma il nostro long che abbiamo a 1200 lo possiamo ottenere, facciamo anche uno short di breve termine. Bene, 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 vediamo. Andiamo a parlare di dollaro yen, Enrico, perché siamo qui belli in alto. Andiamo a vedere un grafico a 4 ore così vediamo un po' più nel dettaglio la nostra posizione. Qui cosa abbiamo da dire? Abbiamo da dire che abbiamo fatto uno shortone, esatto, atomico. Esatto. Perché è uno short atomico. Bene, allora io qui sai che cosa ti dico? Qual è la mia? Allora, secondo me, questo qui abbiamo fatto due figure più o meno. Ciappa e purtacà. Ciappa su e purtacà, perché io siamo già esposti un sacco sullo yen, su un sacco di altri cross. Quindi questo qui, visto che il dollaro è tanto forte, ciappa su e purtacà. Quindi portiamo a casa questa posizione. Ecco qua, via, dollaro yen. Un profitto di 160 pip, non è poco. Bene, perché? Bene, perché bene. Nel frattempo, in realtà, quello che sta succedendo, come mai non si è chiuso? Ma non si è aggiornato il grafico, ma oggi dà un po' di problemi. Oggi ecco, adesso si è aggiornato, ecco, perfetto. Ecco qua. Quindi niente, qua abbiamo portato a casa. Ecco, secondo me invece, visto che in tanti ci parlate di euro-yen, non è per niente cambiato lo scenario di euro-yen, anzi, visto ecco che qua. Ce l'avete...
chiesto e scritto in tanti. Io ho messo un ordine, se vedete c'è un pendente a 1,31,50. Eccolo qua. Andatevi a vedere, perché adesso purtroppo è tardi e non possiamo sviscerarlo nel dettaglio, ma se andate sul nostro canale di YouTube riuscirete a trovare tutte le vecchie registrazioni dei webinar del lunedì e guardate come abbiamo gestito le posizioni su Euro-Yen. Se ricordate, eravamo short di tre lotti e avevamo messo gli stop in profit a 29, 30 e 31, no? Esatto. Esatto, e li abbiamo portati a casa facendo un ottimo profitto. Adesso i prezzi stanno tornando nuovamente verso 31,05. Noi è vero che abbiamo una posizione short a 1,30, ma da 1,31,50 ricominceremo a vendere, quindi apriremo un nuovo short di lungo termine su euro yen, e l'euro, lo sappiamo tutti, è la valuta più debole. Adesso ha recuperato contro il dollaro, ha recuperato contro tutti, adesso l'euro è la valuta più forte che c'è nel mondo. No. Quindi torna su a 1,31,50, short ancora, quindi l'euro adesso sta mostrando i muscoli, sta facendo vedere che è forte. Benissimo, arriva su e noi lo shortiamo. Ecco, facciamo vedere ai nostri amici che ci seguono come si fa a mettere un ordine pendente, perché è semplicissimo. Andate appunto dove avete l'euro yen, qui nella watchlist Forex, ecco qua. Una volta che voi individuate l'euro yen, ci cliccate sopra, andate in ordine di apertura, decidete la direzione, quindi vendi, quindi short, e inserite qua il prezzo. 100, quant'era Enrico? 100? Ce l'abbiamo già dentro, 131,50. 131,50, decidete la vostra quantità e basta, schiacciate su invia e l'operazione entra in automatico nella vostra piattaforma, e quando ci saranno le condizioni di prezzo, ovvero quando i prezzi arriveranno a 131,50, farà tutto in automatico. Qui il trend è molto molto impostato al ribasso, è veramente un bel trend al ribasso, ed entrare praticamente in questi livelli sicuramente è un qualcosa di molto molto interessante. Insomma, è come shortare di fatto euro dollaro a 1,10. Esatto. Non è che tanto diversa la cosa, però se euro yen eravamo tanto esposti, abbiamo fatto tanti soldi, benissimo, adesso siamo poco esposti, ci ricominciamo a esporre da 1,31,50 e vedrete che andrà bene. Insomma, è un ottimo trade. Ovvio, non sono trade che si concludono nel giro di 6 ore, però se vi ricordate abbiamo fatto un ottimo risultato su quella. Assolutamente, assolutamente, era davvero un bel trade. Allora signori, io vi ricordo appunto che il 26, quindi giovedì alle ore 17, c'è il corso Prevedere la borsa, la teoria del tutto. Io col cuore in mano vi dico iscrivetevi, anzi vi rimando di nuovo il link nella chat con il quale potete iscrivervi immediatamente. C'è ancora qualche posto, come vi ricordava Enrico prima, non perdetelo perché è davvero un bellissimo corso. Davvero faremo 2 ore di operatività con imparando a fare le previsioni, le proiezioni che avevamo visto anche in un webinar, vedremo, parleremo di frattali, di cicli, insomma vedremo davvero tantissime cose molto molto interessanti. Quindi io vi invito ad iscrivervi, vi do appuntamento al trading, poi a tutti i nostri altri appuntamenti, come per esempio il trading live. Infatti mi scuso con quelli che hanno fatto una domanda alla quale non abbia risposto, ma purtroppo siete in tantissimi e di conseguenza non riusciamo sempre a rispondere a tutti. Nel trading live appunto, siccome cioè, sono meno persone, con Enrico riuscirete a vedere più nel dettaglio anche le posizioni che vi riguardano direttamente, quindi a parlare anche un po' di money management. Nella giornata di oggi abbiamo inoltre pubblicato il corso che faremo di 2 giorni, full immersion, un master di 2 giorni presso la nostra sede qui a Chiasso, 6 e 7 giugno. Ne parliamo però nelle prossime occasioni, tanto manca ancora un po' di tempo. Enrico, io ti ringrazio e sì, prego.
No, giusto una cosa, ho visto che ci sono state tante domande su EuroGBP, le vediamo venerdì al Trading Live nello specifico perché su EuroGBP secondo me c'è da fare un bel po' di operatività molto molto interessante. Quindi venerdì mi raccomando iscrivetevi, EuroGBP lo vediamo venerdì mattina al Trading Live. Perfetto, grazie a tutti e buon trading. Buonasera a tutti.